Buongiorno, benvenuti al webinar di oggi che prenderà in esame la conferenza di servizi e sarà condotto dal dottor Massimo Puggioni. Il webinar di oggi, sempre organizzato da Formez per il progetto Delivery Unit Nazionale che Formez gestisce per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica, il webinar di oggi, vi dicevo, chiude il ciclo di questa primavera. Trovate su Eventipa, dove poi troverete anche la registrazione di questo webinar, quindi all'indirizzo dove vi siete iscritti, trovate il calendario dei webinar precedenti e i link alle giornate precedenti, alle giornate già svolte, così da poter accedere a delle registrazioni di tutto il ciclo e alle slide presentate. Come sempre vi invito a scrivere in chat le domande e le girerò al relatore durante il corso del webinar e ci riserveremo gli ultimi 10 minuti per rispondere alle domande. Quelle che non troveranno risposta saranno poi pubblicate in un file accanto ai materiali, così che possiate avere risposta anche di quelle che sono state lasciate in chat, ma per motivi di tempo non hanno trovato risposta. Detto questo, inviterei il dottor Puggioni ad accendere webcam e microfono così da passargli Sì, la parola. buongiorno, Buongiorno. grazie Annalita, Tutto a buongiorno. posto? Sì. Allora, io resto qui, scrivete in chat se avete problemi e vi invito di nuovo a scrivere le domande. Passo la parola al dottor Puggioni e ci rivediamo in chiusura. Grazie Annalita, ancora buongiorno a tutti. Benvenuti a questo webinar in cui approfondiremo il tema della conferenza di servizi. Faremo, diciamo, una carrellata sulle disposizioni generali della conferenza di servizi, così come normata dalla legge 241 del 90. Sono sicuramente degli argomenti non nuovi, ma degli argomenti che portano spesso alcuni problemi applicativi, per cui cercheremo di vedere e di trovare delle soluzioni a quelli che sono i principali dubbi. Ma soprattutto l'obiettivo del webinar di stamattina è cercare di illustrare le disposizioni in materia di conferenza di servizi accelerata che sono state recentemente modificate dal decreto legge 13 del 2023 in maniera, come vedrete, molto rilevante, e siccome stanno, diciamo, contenute in un comma quasi nascosto all'interno di questo decreto che disciplina tanti aspetti legati in maniera più o meno diretta al PNRR, abbiamo ritenuto opportuno fare un webinar di approfondimento per richiamare proprio l'attenzione su quelle che sono le disposizioni della conferenza accelerata che, come vedremo, cambiano in maniera temporanea, ma pur sempre significativa, perché parliamo di un orizzonte temporale che al momento è fissato al 30 giugno 2024, ma che non possiamo escludere che possa essere anche ulteriormente prorogato, le modalità concrete di gestione delle conferenze di servizi. Entriamo nel merito del nostro argomento con un breve inquadramento dove cerchiamo di individuare quali sono le norme di riferimento. Di sicuro le norme di riferimento che regolano il funzionamento dell'istituto della conferenza di servizi, le conosciamo tutti, sono gli articoli dal 14 al 14 quinquies della legge 241 del 90. In particolare, il 14 detta le disposizioni generali della conferenza e individua i casi in cui la conferenza deve essere indetta con i diversi tipi. Il 14 bis la semplificata, il 14 ter la simultanea, il 14 quater tratta della decisione della conferenza dei servizi, quindi la determinazione conclusiva, e infine il 14 quinquies i rimedi per le amministrazioni licenzienti. Quello che, diciamo, è rilevante sottolineare, a parte, diciamo, la disciplina generale che comunque vedremo, sono le disposizioni che sono state introdotte con il decreto legge 76 del 2020 e con il decreto legge 13 del 2023. Con il decreto legge 76 del 2020, all'articolo 13 sono state introdotte delle disposizioni in materia di accelerazione del procedimento in conferenza e servizi. Ma
come poi vedremo più in dettaglio, le disposizioni dell'articolo 13 del 76, che appunto disciplinano la conferenza cosiddetta accelerata, erano nella formulazione originaria delle disposizioni facoltative, nel senso che questo decreto aveva introdotto una modalità che era una mera facoltà adottare da parte dell'amministrazione procedente. Con il recente decreto legge 13 del 2023, invece, queste disposizioni sono state rese obbligatorie. Per cui, la norma in materia di conferenza di servizi accelerata, che oltretutto è stata ulteriormente accelerata rispetto alle previsioni originarie del decreto legge 76 del 2020, sono diventate obbligatorie. Da oggi al 30 giugno del 2024 dobbiamo necessariamente seguire le disposizioni della conferenza accelerata e non i termini ordinari della 241. Ma andiamo per gradi. Intanto, diciamo come un cappello generale, l'articolo 14 della legge 241 prevede tre tipologie di conferenza di servizi: la conferenza decisoria, la conferenza istruttoria e la conferenza preliminare. La conferenza decisoria è quella che più spesso viene, diciamo, indetta e gestita, perché è quella che si riferisce al rilascio appunto di provvedimenti autorizzatori di varia natura, ed è obbligatoria ed è quella, diciamo, di cui parleremo stamattina, per quello vedete quella freccia. La conferenza istruttoria è una conferenza meramente facoltativa che viene indetta quando l'amministrazione dovesse ritenere opportuno un esame congiunto di diversi interessi pubblici, ma è un modulo, diciamo, analogo a quello della conferenza decisoria, ma che non si sostanzia con il rilascio di un provvedimento autorizzatorio vero e proprio. E infine la conferenza preliminare è quella che può essere indetta, anche questa è non del tutto facoltativo, quando è necessario esprimersi su un progetto preliminare per individuare i profili connessi e orientativamente la conformità di quel determinato progetto. Quindi nel prosieguo del webinar di stamattina vedremo sostanzialmente di approfondire le disposizioni in materia di conferenza di servizi decisorio. La conferenza di servizi decisoria, come ci dice l'articolo 14 della 241, è sempre indetta, quindi è un obbligo, quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di una pluralità di pareri, intese, concerti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati. Quindi atti di assenso di qualunque natura resi da diverse amministrazioni, inclusi gestori di beni e servizi pubblici. Quindi ci deve essere una pluralità di titoli abilitativi e una pluralità di amministrazioni coinvolte. Questa è la regola generale. Poi sull'interpretazione di questa disposizione ci sono state negli anni una serie di pronunciamenti sia dottrinali che giurisprudenziali e anche un inserimento in alcune disposizioni normative, perché vi sono fondamentalmente due chiavi di lettura: una che ritiene che la conferenza di servizi sia comunque obbligatoria e bastano, diciamo, basta come dire, l'atto di assenso dell'amministrazione procedente più uno, e altri che invece ritengono che sia necessario, oltre all'atto di assenso dell'amministrazione procedente, che vi sia una pluralità di atti di assenso e di amministrazioni coinvolte ulteriori rispetto all'amministrazione procedente. Quindi dovremmo averne sostanzialmente tre, quindi tra due e tre. In realtà questo non è stato risolto in maniera definitiva con una interpretazione univoca, per cui nei diversi territori potremmo trovarci di fronte a delle interpretazioni che non sono sempre, diciamo, perfettamente coerenti. E vi dico di più, anche ci sono alcuni casi di discipline regionali, proprio il caso della regione Sardegna a cui io appartengo, che prevedono nell'ambito SUAP SUAPE che la conferenza dei servizi sia sempre indetta a prescindere dal numero di enti e amministrazioni partecipanti. Però la regola generale è questa che cita la 241. Dopodiché ci dice anche che se l'attività del privato è subordinata a più atti di assenso
da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza è convocata anche su richiesta dell'interessato da una delle amministrazioni precedenti. Cioè, se questi atti di assenso sono indipendenti l'uno dall'altro e non sono coordinati in un procedimento unico, la conferenza può essere gestita e indetta da una qualsiasi delle amministrazioni partecipanti, comunque coinvolte. E va bene, queste sono le regole generali. Per quanto riguarda, giusto una mozione d'ordine, ma ve l'ha già detto nel cappello iniziale, per quanto riguarda le domande scrivetele pure nella chat. Io finché riesco e se riesco cerco di rispondervi nel corso dell'esposizione, però a volte può capitare che magari sono concentrato, sto seguendo un filologico per cui non riesco a rispondervi nell'immediato, cerco di rispondervi al termine di questo webinar o comunque per iscritto nei prossimi giorni. Il flusso ordinario della conferenza di servizi decisoria, parlo di ordinario perché è quello disegnato dalla 241, che come vedremo in realtà nel caso della conferenza accelerata, quindi delle disposizioni che temporaneamente oggi dobbiamo applicare è un po' diverso, è fondamentalmente questo. Il caso generale, la conferenza decisoria, inizia sempre con una conferenza in forma semplificata e modalità asincrona. Se questa è risolutiva, si va direttamente all'emissione della determinazione conclusiva di conclusione del procedimento. Se invece la conferenza semplificata non è risolutiva, e vedremo tra un attimo quali sono i casi, si va in, se, diciamo, questa viene seguita da una conferenza simultanea, quindi in modalità sincrona, a cui segue appunto il rilascio della determinazione conclusiva del procedimento. Per progetti di particolare complessità è possibile saltare la fase asincrona e indire la conferenza di servizi direttamente in modalità sincrona. Allora vediamo quali sono le disposizioni sulla conferenza di servizi semplificata e quindi in modalità asincrona. La conferenza asincrona è una modalità che è stata introdotta ormai già da qualche anno in applicazione della riforma Madia del 2016, quindi la disposizione risale ormai al 2016, prevede che ogni amministrazione effettui le proprie verifiche e trasmetta all'amministrazione precedente le proprie determinazioni autonomamente senza tenere alcuna seduta. Intanto leggo una domanda, poi torno su questo. Non ho capito bene il passaggio della gestione della conferenza di servizi da un'amministrazione diversa da quella precedente. Allora, l'articolo 14 della 241 ci dice che la conferenza decisoria è indetta dall'amministrazione precedente quando questa, per concludere il procedimento, ha bisogno di più intese, atti di assenso comunque denominati da parte di altri soggetti. Ma questo è il tipico caso del procedimento unico, per esempio gestito dal SUAP, in cui per rilasciare quel provvedimento è necessario acquisire gli atti di assenso degli enti partecipanti. Ma ci può essere il caso in cui l'attività che vuole svolgere il privato sia soggetta a più autorizzazioni, più atti di assenso che non si raccordano tra di loro e che quindi non ci sia un'amministrazione precedente univocamente determinabile. Ma ci sono più amministrazioni precedenti, ognuna delle quali è, come dire, competente al rilascio di un provvedimento. È un schema procedurale che stiamo andando ad abbandonare, perché ormai sono sempre più frequenti anche nelle previsioni legislative le unificazioni dei procedimenti in grandi contenitori di procedimento unico, quindi l'amministrazione precedente è facilmente individuabile, ma laddove non lo fosse, ci dice la 241, la conferenza può essere gestita da una qualsiasi delle amministrazioni che sono chiamate a rilasciare un provvedimento per la realizzazione di quell'intervento. Non so se sono stato più chiaro. Comunque, tornando a noi, la conferenza asincrona prevede che ognuna effettui le proprie verifiche in autonomia e trasmetta il proprio atto di assenso all'amministrazione precedente. Quello che però è importante sottolineare, perché questa cosa non la trovate scritta chiaramente, ma è, come dire, la fonte di quasi tutti i problemi applicativi della conferenza di servizi, è che la conferenza asincrona non è un modulo procedimentale in cui ogni amministrazione, come dire, gestisce il procedimento in maniera a sé stante fino al rilascio dell'atto di assenso di propria competenza.
No, le determinazioni delle amministrazioni partecipanti che vengono trasmesse quindi dalle amministrazioni coinvolte nella conferenza all'amministrazione precedente non sono provvedimenti autonomi, non sono, non coincidono con l'autorizzazione o l'atto di assenso di competenza di quell'amministrazione, ma sono, diciamo, delle determinazioni congruamente motivate, ci dice la legge, e sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Detto in altri termini, è qualcosa di più simile ad un parere che ad un'autorizzazione. Ancorché non si svolga una riunione collegiale, ma vengano mandati in maniera asincrona per l'appunto dalle diverse amministrazioni partecipanti. Per dirla con un'immagine, questo concetto, la conferenza asincrona non è una matrioska, non è un provvedimento dentro il quale stanno tanti provvedimenti, quindi una matrioska, ma è un unico provvedimento, che è quello rilasciato appunto. È la determinazione conclusiva rilasciata dall'amministrazione precedente, che, come ci dice la legge, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni e dei gestori dei beni e servizi pubblici interessati. Sostituisce in italiano vuol dire una cosa sola, non vuol dire che, come dire, si accompagna a quelle autorizzazioni, vuol dire che le sostituisce e quindi le singole amministrazioni coinvolte trasmettono le proprie determinazioni in termini di assenso o dissenso, perché poi alla fine, quindi vedete quei legni grezzi non sono delle vogliono significare che non sono delle autorizzazioni dei provvedimenti autonomi, ma sono degli assensi o dissensi che sulla base delle quali poi l'amministrazione precedente emetterà la determinazione conclusiva che sostituisce tutti gli atti di assenso delle amministrazioni partecipanti. Questo vuol dire che se io dentro una conferenza di servizi ho un permesso di costruire o un'autorizzazione paesaggistica o un'autorizzazione allo scarico, non necessariamente l'ufficio tecnico mi deve trasmettere il permesso di costruire o l'ufficio regionale competente deve trasmettere l'atto di autorizzazione paesaggistica, ma deve esprimere il proprio assenso o dissenso al rilascio di quell'atto che verrà rilasciato nel momento in cui l'amministrazione precedente rilascia il provvedimento unico conclusivo, cioè la determinazione conclusiva. Badate che, sì, vi dico ancora questo e poi vi dico questo, badate. Il corollario è che le autorizzazioni non vanno più in sequenza, ma vanno in parallelo, cioè ogni amministrazione effettua le verifiche di propria competenza contemporaneamente rispetto alle altre. Sembra una banalità, no? Dire che, oppure sembra dire, ma vabbè, ma se anche mi trasmette il proprio provvedimento, che cosa cambia? In realtà non cambia niente dal punto di vista dell'amministrazione precedente, ma cambia perché molto spesso le amministrazioni che sono coinvolte nella conferenza di servizi sono tenute, per rilasciare l'atto di propria competenza secondo le disposizioni della norma di settore, ad acquisire a loro volta dei pareri e degli atti di assenso per il rilascio di quell'atto. Banalmente, per emettere il permesso di costruire sarebbe necessario acquisire preventivamente, per esempio, l'autorizzazione paesaggistica, perché la norma ci dice che l'autorizzazione paesaggistica è atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire. Allora, se io avessi la pretesa di applicare la norma di settore dentro la conferenza di servizi, l'ufficio tecnico del comune che deve emettere il permesso di costruire non potrebbe esprimersi prima di aver acquisito l'autorizzazione paesaggistica. Ma questo non, come dire, non collima con le esigenze di gestione di una conferenza di servizi. Per cui, per questo vi dico che le determinazioni espresse in termini di assenso o di dissenso non sono, come dire, gli atti finiti degli endoprocedimenti, anche perché ognuno si deve esprimere in parallelo rispetto agli altri, insieme. Dopodiché spetta all'amministrazione precedente tirare le fila. Per cui io, ufficio tecnico,
Posso anche tranquillamente esprimermi prima di aver visto l'espressione dell'ente competente sull'autorizzazione paesaggistica, perché se anche io mi esprimo favorevolmente, se quello poi si esprimerà favorevolmente, il tutto si chiuderà con un provvedimento di autorizzazione. Se quello si esprimerà con un parere negativo, molto probabilmente non andremo ad autorizzare o seguiremo le diverse fasi. Però, come dire, non. Chi coordina la conferenza dei servizi è uno solo ed è l'amministrazione precedente. Se ci si mette a coordinare in tanti, non se ne esce. Guardate che questa cosa, la pretesa di seguire le disposizioni della norma settoriale all'interno della conferenza di servizi è il motivo. Come dire, è la ragione del 99% delle difficoltà che si seguono dentro una conferenza di servizi. Quello che la legge ci chiama a fare qui è come dire, esercitare il medesimo potere, quindi come dire, valutare il medesimo interesse pubblico che è sotteso al rilascio di questa, di quella o di quell'altra autorizzazione, secondo una strada diversa. Quindi io le verifiche che devo compiere io, ogni ufficio, sono le medesime, ma le compio secondo tempistiche, modalità e sequenze che sono proprie della conferenza di servizi. Non posso pretendere di seguire la norma di settore con le sue tempistiche, con le sue propedeuticità, all'interno di una conferenza in cui viene richiesto che ognuno si esprima contemporaneamente agli altri, perché chi deve chiudere il cerchio è l'amministrazione che sta gestendo la conferenza stessa. Spero di essere stato chiaro su questo concetto, che sembra banale, ma è la cosa più difficile da capire ed è quella che crea più problemi di tutti. E va bene. Poi vediamo se ci sono. Questo principio vale per tutte le autorizzazioni. Poi sul caso della paesaggistica, che leggo un paio di domande con la coda dell'occhio. Ci torno in maniera più precisa quando parlo della conferenza accelerata, perché quando parliamo della conferenza accelerata è palese che io non possa seguire le tempistiche che sono quelle nel caso della paesaggistica, dell'articolo 146 del decreto legislativo 42, perché non stanno dentro quelle che sono previste nella conferenza accelerata, quindi non posso, neanche se ci provassi. Vabbè. Ci torno, ve lo prometto. Le regole procedurali della conferenza asincrona le conosciamo e sono l'indizione della trasmissione della documentazione da parte dell'amministrazione precedente, che deve avvenire entro 5 giorni lavorativi, e il termine perentorio per chiedere integrazioni, che è fino a 15 giorni dalla data di indizione. Questi 15 giorni sono lavorativi, scusate, no, sono consecutivi di calendario, perché la norma non ci precisa che siano lavorativi. Quindi 5 giorni lavorativi e 15 giorni di calendario. Questo non vuol dire che l'istruttoria deve essere compiuta nei primi 15 giorni, vuol dire che ne solo nei primi 15 giorni io ho la possibilità di sospendere i termini del procedimento per richiedere un documento che manca. Non entrare nel merito del contenuto del documento, ma dirgli: guarda, mi manca questo elaborato, mi manca quest'altro elaborato, mi manca questa relazione, eccetera. Poi, per, come dire, verificare il contenuto della documentazione, ho più tempo. Però l'integrazione, la verifica di completezza la devo fare nei primi 15 giorni. Nel concreto so benissimo che in realtà succede spesso che la documentazione integrativa venga chiesta più dopo questi 15 giorni. Però il termine è perentorio, quindi la domanda che spesso mi si pone è: ma cosa succede se io sono l'amministrazione precedente e sto gestendo una conferenza di servizi e mi arriva una richiesta di integrazione da uno degli enti coinvolti dopo quei 15 giorni? Oppure, se sono uno di quegli enti, cosa succede se chiedono integrazioni dopo i 15 giorni? Ah, la prima cosa è che non è possibile sospendere i termini. Quindi io dico, personalmente, quando gestisco le conferenze e i servizi, se la richiesta di integrazione mi perviene nei primi 15 giorni, io la giro all'interessato e sospendo i termini del procedimento per 30 giorni, badate. Quindi, se poi in quei 30 giorni l'interessato integra,
Riapro i termini, aggiorno ovviamente i termini della conferenza servizi e lo comunico a tutte le amministrazioni partecipanti, in modo che abbiano tutto il termine aggiornato. Se l'interessato non provvede nei 30 giorni ad integrare la documentazione che gli abbiamo chiesto, non è che posso rimanere con questo procedimento appeso, perché la sospensione per legge è per non più di 30 giorni. Quindi al 31esimo giorno riapro i termini del procedimento. Perché non possiamo mantenerci il procedimento sospeso fine die. Quindi riapro i termini, aggiorno e rifisso i nuovi termini. Le amministrazioni dovranno esprimersi sulla base della documentazione che c'è. Molto probabilmente ad una richiesta di documentazione integrativa che è rimasta, come dire, in evasa, ma nel senso che l'interessato non ha provveduto nei termini, si trasformerà in un dissenso, quindi in un parere negativo alla realizzazione di quell'intervento, ma il dissenso va espresso, perché la richiesta di integrazioni non si trasforma da sola in un parere negativo. Questo vale a maggior ragione se la documentazione integrativa viene chiesta in ritardo e quindi se viene chiesta dopo quei 15 giorni. Allora io che cosa faccio? Prendo e la richiesta di documentazione integrativa la giro comunque all'interessato, ma non sospendo i termini. Questo vuol dire che le amministrazioni interessate sono comunque tenute a esprimersi con un assenso o con un dissenso entro i termini di conclusione della conferenza asincrona. Badate che la 241 da questo punto di vista è molto rigida e rigorosa. Dice, entro quel termine deve essere espresso un assenso o un dissenso, non un ma non ho la documentazione per esprimermi, ma mi manca questo. Quello non è né assenso né dissenso. E non essendo né assenso né dissenso, come vediamo tra un attimo, significa assenso. Quindi bisogna essere schematici, non dobbiamo inventare. La legge ci dice chiaramente che entro quel termine dobbiamo esprimere o sì o no. Tutto quello che è, non è sì e non è no, è sì. Chiaro? Cioè bisogna fissare questi punti. Ok, quindi la richiesta di documentazione integrativa tardiva viene anche girata, nel senso che io la giro all'interessato, perché è nel suo interesse integrare quei documenti, perché se non lo facesse molto probabilmente si beccherebbe un rigetto, ma non posso sospendere i termini. Il termine perentorio per trasmettere le determinazioni nei casi ordinari non supera i 45 giorni, cioè la legge dice non oltre 45 giorni. Questo significa, alla lettera, che l'amministrazione procedente potrebbe anche fissare un termine inferiore. Nella realtà e nella prassi mi risultano pochi casi in cui le amministrazioni procedenti fissano un termine inferiore. In genere si fissa il termine di 45 giorni, salvo casi del tutto particolari, però questo è il termine, quando non ci sono interessi sensibili. Quando ci sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, beni culturali e salute, una di queste quattro, il termine è fissato in 90 giorni o nel diverso termine di conclusione del procedimento fissato dalla disciplina settoriale. Quindi c'è una salvaguardia dei termini procedurali per queste quattro materie, diciamo, porta all'interno della conferenza servizi il termine che è previsto dalle norme di settore, creando una marea di problemi, badate, perché è vero che questa è la classica norma scritta sembra quasi per tutelare l'ente che è competente su quelle materie, no? Che ha comunque quel termine per esprimersi, però questo scritto così, trasforma automaticamente la conferenza e servizi da un istituto che velocizza il procedimento a un istituto che lo rallenta. Perché se io la conferenza al netto ha quei termini, sommati quelli che ha l'amministrazione procedente prima e dopo, voi capite che il procedimento diventa più lungo e non più corto. Comunque, stando sulla 241, ad esempio, sull'autorizzazione paesaggistica, io vado a 90 giorni, quindi dentro cioè ho la salvaguardia dei tempi che sono anche quelli previsti dalla norma di settore. Quindi dentro potrei avere quella famosa sequenza di 40 giorni per la relazione più 45 per il parere della soprintendenza, che diciamo vanno una presso all'altra. Questo secondo quello che dice la 241. Come vedremo nella conferenza accelerata, questo principio non vale più.
Altro, le tempistiche della normativa settoriale sono fatte salve solo per gli interessi sensibili espressamente indicati dalla norma, che vi ripeto sono l'ambiente, il paesaggio, i beni culturali e la salute. La pubblica sicurezza no. Quindi i vigili del fuoco per norma di settore hanno 60 giorni per rilasciare il parere, ma se sono in conferenza di servizi non posso dargli un termine di 60 giorni, devo dargli 45, perché non è tra le materie del secondo periodo. E quindi gli sto comprimendo i termini. I comandi militari, per i vincoli militari, hanno 90 giorni di tempo, l'ENAC ha 90 giorni di tempo per esprimersi, ad esempio, sulla compatibilità con gli ostacoli per la navigazione aerea, ma non rientra negli interessi sensibili che mi allungano la durata. 45 giorni, tutti questi si devono esprimere entro 45 giorni, salvo che, per loro fortuna, non ci sia nello stesso procedimento una di quelle interessi sensibili per cui la conferenza diventa più lunga per via dell'altro, come dire, dell'altro interesse. Cioè, se c'è una paesaggistica, vado 90 giorni e quindi anche gli altri avranno più tempo per esprimersi, ma altrimenti in quei casi si va a 45. Benissimo, ti ricordo, questi sono i tempi ordinari, ma che li sto richiamando perché sono comunque quelli previsti ordinariamente dalla legge, ma in questo momento non sono questi che dobbiamo applicare. Per quanto riguarda il flusso delle integrazioni documentali, io vi ho riportato in questo specchietto cioè come si deve svolgere la richiesta di integrazioni documentali. Il soggetto coinvolto, quindi l'ente coinvolto nella conferenza dei servizi, chiede entro 15 giorni all'amministrazione procedente le integrazioni e questa amministrazione procedente che cosa fa? Chiede l'integrazione al cittadino e comunica la sospensione del termine a tutti i soggetti coinvolti, perché la conferenza dei servizi ha dei termini che sono uguali per tutti, quindi anche questa, ci sono anche delle interpretazioni diverse ad onore del vero, però di regola quando io sospendo, sospendo per tutti. Dopodiché il cittadino trasmette le integrazioni o non provvede nei termini, guardate che queste due fattispecie sono analoghe come vi ho già detto poc'anzi, quindi il fatto che lui se trasmette le integrazioni nei 30 giorni che gli ho dato, bene, se non le trasmette comunque io devo fissare nuovi termini, quindi trasmetto l'amministrazione procedente ricevute le integrazioni dal cittadino o al decorso infruttuoso del termine, trasmette l'eventuale integrazione a tutti i soggetti coinvolti o comunica che non sono pervenute e fissa i nuovi termini della conferenza di servizi. Scaduto il termine perentorio per l'espressione delle determinazioni, come vi dicevo poco fa, alla scadenza della conferenza asincrona, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non si sono espresse o che hanno espresso una determinazione priva dei requisiti. Torno un secondo indietro. I requisiti quali sono? Congrua motivazione, termini di assenso o dissenso. E indicazione delle modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Quindi, voi capite che se una delle condizioni è che siano formulate in termini di assenso o dissenso, se io arrivo al termine perentorio con un parere che non è un parere, con un qualsiasi motivazione che comunque con una richiesta di integrazioni, con una non ho gli elementi per esprimermi, con altri tipi di valutazioni, quello per legge deve essere considerato assenso senza condizioni. Quindi davvero schematizzate, io vi invito a schematizzare. La determinazione che deve essere trasmessa deve principalmente essere in termini sì o no, perché se è altro è sì. Da questo principio sono esclusi solo i provvedimenti espressi previsti dalla normativa europea, cioè quei casi in cui la normativa europea impone che si debba rilasciare un provvedimento espresso, che non vuol dire tutte le materie che sono disciplinate da una direttiva europea, ma tutte le materie che sono disciplinate da una norma europea che ci dica che ci vuole un'autorizzazione espressa. E non sono tante, eh?
Mi vengono in mente, ad esempio, i riconoscimenti comunitari in materia igienico-sanitaria per le attività di trasformazione di alimenti, ad esempio, di origine animale, per i mangimi, per i sottoprodotti di origine animale. Abbiamo il regolamento 1 del 2015 sul trasporto di animali vivi. Abbiamo anche delle autorizzazioni di tipo ambientale, sicuramente che rientrano, ma abbiamo anche tante materie che sono disciplinate da normativa europea, ma che non, la normativa europea non impone un'autorizzazione espressa. In questo caso io il tacito assenso lo posso assolutamente considerare acquisito. Purtroppo lo so, manca una, come dire, una ricognizione ufficiale di questi casi. Quindi dobbiamo necessariamente fare una ricerca normativa, ma non sono tantissimi i casi in cui le disposizioni europee prevedono un'autorizzazione espressa. Badate che, fermo restando questo principio, tutte le determinazioni tardive sono inefficaci ai sensi dell'articolo 2,8 bis della 241 del 90. Altra cosa che dico a chi gestisce le conferenze e servizi in qualità di amministrazione procedente è che alla scadenza della conferenza asincrona, stare lì ad aspettare un parere che non è pervenuto, intendendo in questo modo, come dire, di non prendersi responsabilità, è molto peggio. Primo, perché quando io considero per acquisito l'assenso di un'amministrazione che non si è espressa, la responsabilità non è mia che sto applicando la legge, ma è di chi non si è espresso. Primo. Secondo, è che è inutile che io stia ad aspettare un parere tardivo, perché quel parere tardivo è inefficace per legge e su quello non ci posso fondare sicuramente un diniego. E quindi è del tutto inutile che stia ad aspettare. Perché se lo faccio poi me la prendo io la responsabilità di considerare valido un parere che è inefficace. Non confondiamo l'esclusione dal silenzio assenso nell'ambito della conferenza di servizi con il silenzio assenso dell'articolo 20. Come vi ho appena detto, è esclusa l'applicazione del silenzio assenso nella conferenza di servizi solo per i casi in cui disposizioni europee richiedano espressamente l'adozione di provvedimenti espressi. Tutti gli altri casi si considerano acquisiti. Prevedo eventuali domande, ma vi rispondo una volta per tutte. È inutile che mi chiediate, ma devo considerare anche l'assenso della soprintendenza, ma devo considerare anche l'assenso dei vigili del fuoco, ma devo considerare espresso anche l'assenso del comando militare. La risposta è sì, purché non ci sia una norma europea che dice che quello è un provvedimento espresso. Cosa ben diversa da quel che ci dice l'articolo 20 della 241, che ci dice che il silenzio assenso è escluso per tutti gli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, il rischio idrogeologico, difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo, cittadinanza, eccetera, eccetera, eccetera. Sono molti di più i casi di esclusione dell'articolo 20. Ma allora perché io? Dov'è la differenza? La differenza è abbastanza rilevante, cioè spesso mi capita di leggere note, lettere inviate dalle amministrazioni coinvolte nelle conferenze all'amministrazione precedente dove li diffida dal considerare acquisito il proprio assenso perché loro sono esclusi dall'articolo 20. Sì, sei escluso dall'articolo 20, ma non dal 14 bis. L'articolo 20 è un silenzio assenso che si forma in capo al cittadino che ha fatto la domanda. E quindi è quello che, se il cittadino non ha ricevuto una risposta, è come se avesse ricevuto il provvedimento di autorizzazione e ha tutte queste esclusioni. L'articolo 14 bis, invece, è un silenzio assenso interno che si forma in capo all'amministrazione procedente se l'amministrazione coinvolta non gli ha risposto, ma non si trasferisce automaticamente al cittadino. Perché l'amministrazione precedente deve fare un provvedimento poi. Cioè il fatto che un cittadino
che l'autorizzazione paesaggistica sia esclusa ed è pacifico dall'applicazione dell'articolo 20, significa che il cittadino non potrà mai iniziare a realizzare un intervento se non ha ricevuto un provvedimento autorizzatorio. Ma questo non vuol dire che se la soprintendenza non si esprime nei termini della conferenza asincrona, io, amministrazione procedente, non possa considerare acquisito l'assenso e quindi emettere il provvedimento conclusivo. Lo devo fare. La differenza è tutta qui. Quello del 14 bis è un silenzio a senso interno, quello dell'articolo 20 è un silenzio a senso esterno, che ha molte più eccezioni. Andiamo a che fare. Scusate, proseguiamo. Sono banalità forse queste che vi sto ripetendo, ma sono casi che generano i dubbi quotidiani poi. Allora, per la chiusura della conferenza asincrona abbiamo tre casi. Poi ve ne ho riportato anche un quarto. Il primo è: l'amministrazione procedente ha ricevuto pareri positivi non condizionati, anche impliciti. Quando la legge dice anche impliciti, vuol dire anche per silenzio, o anche perché è stata trasmessa una determinazione priva dei requisiti, il famoso parere che non è un parere. Quindi ho ricevuto solo pareri positivi, espressi o taciti. Oppure ho ricevuto dei pareri condizionati che possono essere accolti senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Questa frase è un po' criptica, ma sostanzialmente vuol dire: ho ricevuto un assenso condizionato che non comporta la necessità di modificare in maniera sostanziale il progetto e quindi di rivalutarlo. Semplicemente darò sarà un provvedimento di, come dire, autorizzazione con quella condizione. Ma è chiaro che se la condizione è, come dire, durante l'esercizio dell'attività devi sempre comunicarmi ogni 6 mesi le analisi su questo o su quello, quella è tranquillamente una condizione che io posso riportare nel provvedimento e concludere il procedimento. Se invece io ho ricevuto una condizione che mi dice sì, il tuo intervento edilizio è autorizzabile a patto che mi elimini l'ultimo piano del tuo fabbricato, voi capite che quello non è che lo posso chiudere così. Cioè devo, come minimo, non sono in questo caso, insomma, devo proseguire l'istruttoria. Comunque, se sono in questo caso pareri positivi o pareri condizionati che non possono essere accolti senza necessità di apportare modifiche sostanziali, chiudo con una determinazione di conclusione positiva della conferenza. Caso 2, ho ricevuto almeno un parere fondato sull'assoluta incompatibilità e non superabile con modifiche progettuali, ovvero sulla irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell'istanza. Questo tra le righe significa che il legislatore, come dire, punta sempre a cercare di portare a conclusione favorevole quel procedimento. E quindi distingue il caso in cui il dissenso è fondato sulla assoluta incompatibilità. Quell'intervento non lo puoi fare né come me l'hai proposto né se lo modifichi, non lo puoi fare e basta. Perché se non lo puoi fare così, ma lo puoi fare cos'ha, ma lo potresti fare cos'ha, cioè modificandomi il progetto potresti ottenere un assenso, tra le righe della disciplina c'è scritto non lo chiudi con un provvedimento negativo, ma vai a fare la sincrona. Su questo io spesso riscontro che alcune amministrazioni che partecipano sono un po', come dire, storcono il naso alla possibilità che un procedimento che è partito con un progetto che non andava bene si possa concludere, si possa vedere, diciamo, in corso la modifica di quel progetto per poi arrivare ad una conclusione favorevole. Ma non c'è da storcere il naso, è esattamente quello che la norma ci chiede di fare. Perché a volte poi si innestano delle considerazioni che sono,
come dire, avulse dalla gestione del procedimento, mi è capitato di sentire anche, sì, ma non è giusto che io istruisca due volte lo stesso progetto perché poi come carichi di lavoro mi viene considerato uno anziché due. Cioè, ma questi sono dei ragionamenti e delle considerazioni che sono assolutamente avulse da quelle che devono regolare la gestione del procedimento e che devono essere semmai oggetto di modifica della quantificazione nella verifica dei carichi di lavoro, ma non per questo io devo chiedere al cittadino, devo rigettargli la pratica e chiedergli di presentarmi una nuova istanza perché così mi viene considerato due volte anziché uno. Non, questo è proprio contrario alla ratio della norma. Quindi, quando il parere negativo è veramente negativo assoluto, chiudo direttamente con una determinazione di conclusione negativa, che produce gli effetti di cui all'articolo 10 bis. Qui c'è un'inversione dell'ordine naturale delle cose. Cioè la determinazione, l'amministrazione procedente non fa prima il 10 bis e poi dopo le osservazioni fa la determinazione negativa, ma fa subito una determinazione negativa che produce gli effetti del 10 bis. Quindi cosa vuol dire? Che entro 10 giorni l'interessato può trasmettere osservazioni, controdeduzioni, eccetera. Se non lo fa, il procedimento è chiuso definitivamente con un rigetto. Se trasmette osservazioni, l'amministrazione procedente indice una nuova conferenza in forma asincrona per l'esame delle eventuali osservazioni e a valle della quale ci sarà poi un provvedimento definitivo che confermerà il rigetto o porterà ad un accoglimento. Ne approfitto proprio perché qui mi parla di 10 bis per significarvi che quando parliamo di trasmissione di determinazioni nella fase asincrona della conferenza dei servizi, non è previsto che le amministrazioni partecipanti trasmettano il 10 bis dentro la conferenza dei servizi. Perché, proprio perché, per quel che vi dicevo in apertura, non è una matrioska dove ognuno si segue il suo procedimento dentro la cornice della conferenza dei servizi, ma è un procedimento unico in cui c'è un'amministrazione procedente ed è all'amministrazione procedente che è demandata la gestione del 10 bis, non ad ognuna delle amministrazioni che partecipano. Quelle sono chiamate a trasmettere un assenso o un dissenso, non un 10 bis. Perché si rischia che il 10 bis, poi, siccome non ha le caratteristiche dell'assenso del dissenso possa essere considerato come assenso senza condizioni. Questo è il rischio. Quindi, in questo caso, vedete, è già la determinazione conclusiva che produce gli effetti del 10 bis. Negli altri casi si va in conferenza sincrona. Quindi, quando non ho tutti assensi, quando non ho un dissenso non superabile, quando ho casi in cui ho dei dissensi che però sono superabili oppure delle cose che vanno rivalutate, vado in conferenza sincrona. E qui potrò anche gestire il contraddittorio con l'interessato perché lo posso invitare a partecipare. Poi vi ho riportato il caso 4, che è un caso che io vedo frequentemente in realtà. È un caso in cui non si sa bene che cosa fare e si rimane in attesa di non si sa bene che cosa. Oppure si chiedono o attendono modifiche e integrazioni senza convocare l'asincrona, perché magari io arrivo al termine della conferenza asincrona e qualcuno mi ha chiesto delle integrazioni, mi ha chiesto una modifica progettuale e allora io gli chiedo all'interessato di integrarmi il progetto, di fare quelle modifiche e sto lì ad aspettare senza convocare l'asincrona, oppure mi invento altre strade. Ecco, questo caso 4 non esiste. Eppure è un caso che perlomeno per la mia esperienza, io vedo di tutto e di più, fantasia. Io vi dico: no, non inventiamo. La legge è chiara, ci dice: se ho ricevuto solo assensi, chiudo favorevolmente. Se ho ricevuto almeno un dissenso non superabile, chiudo negativamente. In tutti gli altri casi devo convocare l'asincrona. Non c'è un'altra possibilità, non c'è la strada di stare in attesa e di tenermi questo procedimento appeso. Non inventiamo cose che la legge non prevede. Cioè, lo dice chiaro in questi casi, in tutti gli altri casi convoco la conferenza sincrona. E quindi vado a fare una conferenza simultanea in modalità sincrona. La conferenza simultanea si svolge o dopo la asincrona per tentare di superare dissensi non assoluti, come vi dicevo, l'obiettivo del legislatore è quello di arrivare ad una conclusione positiva di quel procedimento,
oppure in caso di progetti particolarmente complessi, direttamente dopo la presentazione dell'istanza senza svolgere prima la asincrona. E questa può avvenire o di iniziativa d'ufficio o su richiesta dell'interessato o su richiesta di almeno uno dei soggetti coinvolti. Stiamo parlando della sincrona. La conferenza simultanea, chiamiamola così, così almeno perché mi rendo conto che tra sincrona e asincrona a volte anche quando si parla non ci si capisce. Chiamiamola simultanea, la sincrona. La simultanea si svolge con una riunione collegiale, anche e sempre di più oggi che, come dire, le riunioni si svolgono sempre di più in modalità telematica, si svolge anche in modalità telematica. La durata dei lavori nei casi ordinari della conferenza simultanea è non oltre 45 giorni, quindi la legge, come dire, disegna una pluriseduta i cui lavori non possono durare più di 45 giorni, che possono essere aumentati a 90 giorni nei casi in cui a questa conferenza partecipino le solite amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, che sono sempre quei quattro: ambiente, paesaggio, beni culturali e salute. E quindi posso andare a 90. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Questo è una norma di equilibrismo, perché in realtà sembra contraddire, perché da un lato mi dice devi andare a fissare il termine in 90 giorni, però devi rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, che a volte potrebbe anche essere più breve. Ma questo lo vediamo che in questo momento lo risolviamo con la conferenza accelerata. Sempre nella conferenza simultanea possono essere invitati gli interessati, inclusi i proponenti, il progetto eventualmente dedotto in conferenza. Io personalmente lo faccio sempre, anche perché in questo modo gli do possibilità di interloquire, di intervenire, ma anche di contestare eventuali dissensi o anche di prendere accordi con le amministrazioni coinvolte per modifiche progettuali, superando anche, laddove necessario, la necessità poi di trasmettere una comunicazione ex articolo 10 bis, perché i motivi ostativi sono stati assolutamente, come dire, assorbiti dalla partecipazione in conferenza di servizi, dove l'interessato ha modo di esprimere tutte le sue osservazioni o posizioni e ricevere tutti i chiarimenti che sono, conseguenziali. Ecco, ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto. Questo è il principio del rappresentante unico, che è contenuto nell'articolo 14 ter della 241, su cui ci sarebbe un po' da dire, ma non è il focus del webinar di stamattina. Ricordiamoci che ogni ente o amministrazione è rappresentato da un unico soggetto, secondo le regole che per le amministrazioni statali sono contenute già nella 241, per le altre amministrazioni ognuna si detta le regole per l'individuazione, la designazione di questo rappresentante unico, fermo restando il fatto che la presenza del rappresentante unico non esclude che possano essere presenti a titolo consultivo anche le singole articolazioni dell'amministrazione. Quindi, se io ho ad esempio la regione, non esclude che io alla seduta possano partecipare diversi assessorati o agenzie e enti comunque afferenti al livello di governo regionale, compresa la ASL, che normalmente sta lì dentro. Però, come dire, chi esprime in maniera univoca e vincolante come dire, la posizione dell'amministrazione deve essere uno solo, che poi porta a sintesi quella dei vari soggetti. All'esito dell'ultima riunione, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Quando parliamo di posizioni prevalenti, non stiamo parlando né di unanimità né di un calcolo numerico di 3 sì, 2 no, quindi è prevalente il sì. Dobbiamo andare a fare una valutazione anche di tipo qualitativo sulla natura, come dire, sul fatto che l'amministrazione che ha espresso eventualmente quel dissenso abbia la facoltà di travolgere l'intero procedimento verso un dissenso. Dipende anche dal ruolo che svolge, da qual è l'atto di assenso di propria competenza. Quindi va fatta una media ponderata sulla base di criteri di cui ci sono anche delle sentenze. Anche qui si potrebbe approfondire tanto, ma non è l'obiettivo di quello di cui parliamo stamattina, diciamo. Il principio è questo.
Anche qui, all'esito dell'ultima riunione, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non hanno partecipato o che, anche se hanno partecipato, non hanno espresso la propria posizione, quindi alla fine non hanno detto sì o no, considero sì, o hanno espresso un dissenso non motivato, quindi carente di motivazione, o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. Perché, ad esempio, il dissenso è legato ad un'altra pratica, ad un'altra questione che però non è oggetto di discussione nella conferenza. Anche se l'articolo 14 ter non lo richiama espressamente, vale il medesimo principio per cui questo silenzio assenso non si considera per gli atti espressi previsti dalla normativa dell'Unione Europea. Questo perché, anche se non ce lo dice la norma, sta, come dire, nel principio di prevalenza delle disposizioni europee su quelle nazionali. Laddove la norma europea ci dice che ci vuole un'autorizzazione espressa, non può la norma nazionale prevedere un silenzio assenso. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, come vi ho già anticipato, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. Quindi c'è un effetto di sostituzione. Non c'è bisogno che questi atti siano, come dire, confezionati nella forma dell'autorizzazione per essere allegati alla determinazione conclusiva. No, è la determinazione stessa che sostituisce quegli atti. E questo vale per tutti, eh? Non mi chiedete ma anche questo, ma anche questo, ma anche questo, ma anche questo. Tutti. È un principio generale. Poi capisco che ci possano essere dei dubbi quando si parla di matrioske tipo l'AUA, perché anche lì c'è un problema in cui a rigore io non avrei bisogno che ci sia, che alla determinazione di conclusione della conferenza, laddove io abbia un procedimento che comprende AUA e altro, ho la determinazione motivata di conclusione del procedimento, non ho a rigore bisogno di allegarci un atto di AUA, perché me lo dice la norma, che quella determinazione sostituisce e sostituisce anche quello. Poi nella prassi si fa, ma non senza creare qualche discrasia, anche nei termini di formazione del tacito assenso. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, cosa molto rara, soprattutto negli ambiti quotidiani, l'efficacia è sospesa se sono stati espressi dissensi qualificati per il periodo utile all'esperimento dei rimedi previsti dall'articolo 14-quinquies. Quindi non è immediatamente efficace, cosa che invece è quando è approvata all'unanimità. I termini di efficacia di tutti gli atti di assenso acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della determinazione di conclusione della conferenza, ma questo ci sta. Cioè, se anche io ho emesso, anziché trasmettere la determinazione nella forma non provvedimentale, come vi ho detto che sarebbe sempre meglio fare, l'ho mandato proprio l'autorizzazione, quello non è un provvedimento autonomo, acquisisce efficacia solo quando viene emessa la determinazione conclusiva. Anche perché, pensateci un attimo, può anche essere che per me, come dire, quella istanza sia ammissibile, che quindi la mia autorizzazione sia rilasciabile, ma non lo sia per un'altra amministrazione. Quindi può anche essere che per me sia ok, ma per un altro sia no. E quindi magari io ho trasmesso quell'autorizzazione e poi un altro si è espresso negativamente e il procedimento si è concluso con un rigetto. Quindi la mia autorizzazione non ha mai acquisito efficacia in quel caso. Per questo dico io, è sempre meglio non emettere provvedimenti che abbiano anche solo la veste di atti autonomi, perché in ogni caso è la determinazione conclusiva che fa fede. Per quanto riguarda i rimedi in autotutela, le amministrazioni. Ci sono due rimedi in autotutela. Allora, riavvolgiamo un attimo. Vi ho detto, tra decorsi termini perentori per esprimersi nella conferenza semplificata, quindi quella asincrona, si danno per acquisiti gli assensi e i pareri tardivi sono inefficaci. Nella sincrona, nella simultanea, la stessa cosa.
Chi non ha partecipato o chi non si è espresso viene considerato acquisito l'assenso. Se manda un parere dopo la conclusione dei lavori della conferenza simultanea, quello è inefficace. Si può, una volta concluso, si possono esperire solamente rimedi nell'esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell'articolo 21 nonies o 21 quinquies. Il 21 nonies, che è più restrittivo perché l'annullamento può essere sollecitato da qualunque amministrazione che abbia partecipato a quella conferenza dei servizi, anche se non si è espressa. Cosa succede? Quell'amministrazione deve sollecitare l'amministrazione procedente a indire una nuova conferenza di servizi per valutare un eventuale annullamento della determinazione conclusiva del procedimento. Ovviamente annullamento che ci devono essere gli stringenti presupposti previsti dall'articolo 21 nonies. Non basta che io, che il mio parere fosse negativo, no? Ci vuole come dire, una prevalenza di interesse pubblico e poi o una violazione di legge o un vizio di competenza, ma soprattutto un interesse pubblico. Mentre la revoca, che è più light, nel senso che ha dei presupposti un pochino meno stringenti rispetto all'annullamento, può essere chiesta solo dalle amministrazioni che si sono espresse nei termini. Se uno non si è espresso, non può chiedere la revoca. Fin qui la conferenza ordinaria, così come prevista dalla legge 241 del 90. Adesso vediamo le disposizioni che temporaneamente dobbiamo applicare da qui a un anno, al 30 giugno del 2024, ma salvo ulteriore proroga che io personalmente ritengo abbondantemente probabile. Tenete presente che queste stesse disposizioni sulla conferenza accelerata erano state inizialmente previste fino al 30 giugno 2023 e adesso sono state prorogate al 2024. Io penso, perlomeno, poi siamo a livelli di palla di vetro, ma penso che almeno fino al termine del PNRR queste disposizioni possano essere prorogate ragionevolmente. Comunque, il decreto legge 76 del 2020, all'articolo 13, aveva previsto inizialmente fino al 30 giugno 2023, poi adesso è diventato 2024, se non ricordo male, forse il 30 giugno 2023 era già una prima proroga, non sono sicuro di questo. In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, quindi in tutti i casi in cui abbiamo una conferenza decisoria, prima ci diceva è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare lo strumento della conferenza semplificata con le seguenti modificazioni. Quindi nel primo testo che era passato un po' in sordina, cioè era uno strumento forte di semplificazione, però prevedeva semplicemente una facoltà per cui lo posso farlo oppure posso seguire la 241. Col decreto legge 13 del 2023, quella frase è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare è stata cassata ed è stata sostituita con le amministrazioni procedenti adottano. Quindi, fino al 30 giugno 2024, in tutte le conferenze decisorie, le amministrazioni procedenti adottano la conferenza semplificata con le seguenti modifiche. Questo vuol dire che fino al 30 giugno 2024 dobbiamo applicare tutti obbligatoriamente queste disposizioni, non i termini ordinari che sono quelli della 241. È una disposizione temporanea che si applica a tutti. Cosa ci dice? Tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 30 giorni. E in caso di amministrazioni preposte ai soliti quattro interessi sensibili, cioè ambiente, paesaggio, beni culturali e salute, entro il termine di 45 giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni europee. Quindi, in questa disposizione, che è temporanea, ma che è molto forte, perché noi siamo passati da 45 o 90 giorni per interessi sensibili a 30 e 45 giorni per le amministrazioni sensibili. E non sono fatti salvi i
i termini delle norme settoriali nemmeno per gli interessi sensibili. Sono fatti salvi solo i termini previsti da disposizioni europee. Quindi, caso tipico, l'autorizzazione paesaggistica, l'articolo 146 del codice urbani prevede 40 più 45 giorni che devono stare dentro i 45, perché si applicano 45, non più 90 come prima. Voi capite che io non posso pensare di seguire una sequenza di 40 più 45 che fanno già 85 quando la conferenza deve durare 45. Ma questo come si risolve? È già obbligatorio. Qualcuno chiede a partire da quando è obbligatorio? È obbligatorio da marzo, da quando è entrato in vigore il decreto legge 76. La soluzione di questo apparente rompicapo è semplice, è solo uno. Non si devono applicare come dire, i termini procedurali della norma di settore quando siamo in conferenza di servizi. Non posso applicare le sequenze, non posso applicare quei tempi. Devono andare tutti in parallelo. Hanno tutti 45 giorni. Se ci pensate, 40 giorni. Si prende l'ufficio tutela, l'ufficio che è, come dire, quello che deve autorizzare la paesaggistica, e 45 la soprintendenza. Se io anziché farli andare uno dopo l'altro in 85 giorni li faccio lavorare insieme, in 45 giorni ho dato a tutti il tempo che avevano a disposizione. Il concetto è quello, non dobbiamo andare come un trenino, ma dobbiamo andare tutti in parallelo. Questo trascina che dobbiamo capire che non dobbiamo rilasciare quel provvedimento, dobbiamo semplicemente esprimerci in termini di assenso o di dissenso. Di provvedimento ce n'è solo uno quando c'è una conferenza di servizi ed è il provvedimento conclusivo. Gli altri sono tutti assensi o dissensi. Vi ricordate quella vignetta con i legnetti grezzi che poi diventano la bambola? Così bisogna fare. Ecco, quindi nella conferenza semplificata, asincrona, i termini sono sforbiciati fortemente. Ma non basta. Abbiamo visto che nella disciplina ordinaria, quando la conferenza simultanea, scusate, quando la conferenza semplificata non è risolutiva, si fa poi la simultanea. Fino al 30 giugno del 2024. Non si convoca più la conferenza simultanea, ma si fa una più snella e veloce riunione. L'amministrazione procedente svolge entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza della conferenza asincrona una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza. Quindi, non la fa subito, la fa entro 30 giorni. Questi 30 giorni a che cosa servono? Servono per dare la possibilità all'interessato anche magari di fare qualche modifica progettuale per cercare di superare quel dissenso. Però non faccio più una conferenza pluriseduta con una durata di 45-90 giorni, ma faccio una riunione telematica entro 30 giorni. L'obiettivo è sempre quello di superare il dissenso, eh? Poi, vabbè, le amministrazioni possono presentare opposizione ai sensi dell'articolo 14-quinquies, come nella conferenza simultanea. Anche in questo caso, anche nel caso della riunione, sono fatti salvi alcuni principi della conferenza sincrona, che sono: si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non hanno partecipato alla riunione, o che anche se hanno partecipato non hanno espresso la propria posizione, o che hanno espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza, come nella conferenza simultanea. Quindi non più una conferenza sincrona con più sedute durata 45-90 giorni, ma una riunione telematica in seduta unica entro 30 giorni. L'obiettivo resta quello di superare il dissenso. Ripeto, queste sono le disposizioni che la legge ci chiede di applicare per tutte le conferenze decisorie da qui al 30 giugno del 2024. Ora, io come esposizione
avrei anche terminato. Adesso vediamo di dare una scorsa alle domande che vedo essere tante. Sì, effettivamente il riferimento normativo è l'articolo 13 del 76, è vero, c'è un errore qui. Vabbè, correggo le slide prima della pubblicazione, è vero, è l'articolo 13, non l'articolo 20, scusate. C'è un piccolo refuso. Allora, andiamo a leggerci un po' di domande per vedere cosa riesco a rispondere subito, ma non vi preoccupate, anche quelle a cui non rispondo subito, risponderò per iscritto in questi giorni. Allora, la prima che leggo è il termine per l'applicazione della procedura semplificata è per l'avvio dei lavori o per la loro conclusione? Non ho capito la domanda. Forse se nel frattempo poi in chat me la spiega meglio, perché non ho capito di quale procedura semplificata stiamo parlando. Poi leggo l'applicazione. Non è chiaro il calcolo dei tempi. Se tutto deve stare in 45 giorni, come si fa a convocare la riunione 30 giorni prima del termine? No, allora i 45 giorni sono il termine massimo della conferenza asincrona quando ci sono gli interessi sensibili. Quando questa conferenza non si è conclusa, non è stata risolutiva e quindi non ha avuto solo assensi o un dissenso, insuperabile, dopo la scadenza di questo termine di 45 giorni, convoco la riunione entro 30 giorni dalla scadenza della asincrona, quindi dopo, cioè i 45 diventano 45 più 30, non i 30 che stanno dentro i 45, non so se sono stato più chiaro così. Poi mi chiedono ancora, l'applicazione è per tutte le CDS e non solo per il PNRR? Assolutamente sì. La legge è espressa nel dire tutte le conferenze in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, non dice nell'ambito del PNRR. Poi vediamo. L'amministrazione competente può indire la conferenza di servizi. Credo di aver risposto esplicitando i casi in cui la conferenza decisoria non è una opzione, la conferenza decisoria è un obbligo nei casi in cui è prevista dalla legge, quindi non è corretto usare il può. Nel caso dell'autorizzazione paesaggistica che coinvolga anche la soprintendenza, si rilascia l'autorizzazione paesaggistica vera e propria nell'ambito del procedimento oppure una determinazione simile, soprattutto alla luce dei termini indicati dall'articolo 146 del 42 del 2004? Credo di aver risposto a questa domanda nell'esposizione. Non è necessario che venga espressa una autorizzazione, è necessario che ogni ente coinvolto, quindi sia la soprintendenza sia l'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione si esprima in parallelo, perché l'unico modo di lavorare in una conferenza di servizi è quello, che poi diventerà autorizzazione paesaggistica quando verrà emessa la determinazione conclusiva. In caso di AUA comprensiva dell'autorizzazione ad emissione in atmosfera ex articolo 269, è possibile indire conferenza asincrona? È possibile indire conferenza asincrona perché le conferenze asincrone sono la modalità ordinaria per la gestione di tutte le conferenze decisorie. Nella norma ci dà la possibilità di considerare che per i procedimenti complessi si può andare direttamente in simultanea, ma la verità è che fino al 30 giugno del 2020 questa è una domanda che è curiosa, nel senso che la 241 ci dà la possibilità di andare direttamente in sincrona saltando la semplificata. Tuttavia, se io vado, lo leggo con diciamo nel combinato disposto con il decreto legge 76, articolo 13, in questo momento io dovrei seguire sempre la strada della asincrona. Perché mi dice se le amministrazioni adottano la conferenza semplificata con le seguenti modificazioni. Poi si potrebbe anche interpretare nel senso che io in realtà non sto adottando la semplificata, ma sto adottando direttamente la simultanea. È un quesito che sarebbe interessante magari porre o al DFP o a chi possa
Vediamo anche se ci saranno delle sentenze su questo. Vediamo un'altra domanda. Il Consiglio di Stato, sezione sesta del 2 novembre 2022, ha detto che il parere dell'ARPA non è atto presupposto e condizionante il provvedimento autorizzativo, bensì atto di un procedimento parallelo necessario non per la formazione del titolo edilizio e per l'inizio dei lavori con esso assentiti, bensì esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell'impianto. Allora l'autorizzazione finale può essere parziale, autorizzando solo la realizzazione senza l'attivazione? Io direi che, cioè, che tutte queste disposizioni e anche le cose che, perché poi la sentenza va letta tutta e mi riservo di leggermela tutta, però, come dire, bisogna vedere cosa voleva sottolineare il Consiglio di Stato in questo caso. Ma laddove io vado un gradino più su e considero che sto comunque gestendo un procedimento unico, che è gestito con una conferenza di servizi. Sì, questo mi può essere utile per comprendere il ruolo del soggetto, ma resta il fatto che quello è un procedimento unico che si chiude con un provvedimento che è unico e che autorizza tutto tondo la realizzazione di quell'intervento. Quindi sì, per me non è possibile autorizzare solamente la realizzazione senza l'attivazione, anche perché è lo stesso codice delle comunicazioni elettroniche qui che me le mette insieme le due cose. Per cui bisogna vedere esattamente, ok, alla luce di quello che è il ruolo dell'ARPA dentro quel procedimento, ma senza dimenticare che poi è finalizzato all'autorizzazione che comprende sia la realizzazione che l'attivazione. Un'altra domanda interessante è cosa succede ai tempi del procedimento se durante la fase istruttoria nasce la necessità di dover coinvolgere altri enti o amministrazioni? Allora, la legge non ci dà una risposta a questo, però ad esempio in Sardegna le direttive regionali del SUAPE la risposta la danno espressa, e cioè è chiaro che se io coinvolgo un altro soggetto, a quell'altro soggetto devo dare tempo per esprimersi e quindi devo far ripartire i termini della conferenza necessariamente, perché altrimenti non gli sto, no, non gli potrei considerare neanche l'assenso espresso se non l'avesse fatto. Quindi lo devo fare. È possibile fissare già nell'indizione il termine per le eventuali integrazioni richieste dalle amministrazioni senza procedere alla sospensione del termine? Beh, oddio. No, non lo trovo corretto perché il principio è che noi dobbiamo svolgere il procedimento nel più breve tempo possibile nell'interesse del cittadino. Quindi io non posso considerare il termine di sospensione come se fosse un termine fisso se in realtà la necessità di sospendere quei termini non c'è. Cioè i 45 giorni della conferenza servizi, per dirvene una, possono diventare 75 se io sospendo, ma se non sospendo devo stare nei 45, quindi non posso predeterminare a monte una sospensione senza sapere se è necessaria oppure no. Questa domanda ho già risposto. In una conferenza per accreditamento istituzionale, quindi in materia salute e sanità, in mancanza di integrazioni dell'interessato entro il termine, il SUAPE quindi deve sollecitare i pareri espressi di assenso o dissenso agli enti terzi, non può chiudere la CDS con silenzio assenso, giusto? Allora, quello che deve sollecitare non è un termine esatto, nel senso che allora, il SUAPE ha indetto una conferenza e ha fissato dei termini. Dopodiché, nel momento in cui c'è una richiesta di integrazioni formulata nei primi 15 giorni, il SUAPE deve sospendere i termini. Al termine del periodo concesso per integrare, deve fissare nuovamente i termini della conferenza dei servizi. Più che sollecitare, deve comunicare agli enti il nuovo termine entro il quale esprimersi. Ma tenete presente che se le integrazioni sono state chieste dopo quei 15 giorni, quindi la sospensione non c'è stata, il termine rimane fisso il primo, e lì bene fa il SUAPE a considerare acquisito l'assenso alla scadenza della conferenza. Cioè non è che bene fa, è la legge che glielo impone. Quindi sì, poi bisognerebbe capire meglio un po' il caso perché la domanda non è forse chiarissima, non si capisce bene che cosa esattamente è successo, però
Una cosa è certa, la richiesta di documentazione integrativa non diventa un parere negativo. Quello va espresso, perché altrimenti se non viene espresso, l'amministrazione precedente lo deve considerare come tacito assenso. Per l'autorizzazione unica alla costruzione dell'esercizio di impianto fotovoltaico, ai sensi dell'articolo 12 del 387 del 2003, è necessario indire una conferenza di servizi e quindi acquisire, tra gli altri, il permesso di costruire, l'autorizzazione paesaggistica e oggi, dopo le modifiche della 41 del 2023, anche i provvedimenti di valutazione ambientale, di cui al titolo terzo della parte seconda del 152. Questi ultimi due rientrano tra i provvedimenti espressi previsti dalla normativa europea. Come si conclude la conferenza semplificata? Allora, la via è sicuramente. Mi si è spostato il box, non riesco più. Vabbè, la via è sicuramente un provvedimento espresso previsto dalla normativa europea. Mentre, quindi non posso mai considerare acquisito un assenso del genere. Mentre la paesaggistica non è un'autorizzazione espressa prevista dalla normativa europea e quindi l'assenso lo considero. Se sono in presenza di un atto espresso previsto dalla normativa europea, non posso considerare acquisito l'assenso e quindi devo stare in attesa di quel provvedimento per poter concludere il procedimento. Questo è l'unico caso. Nel caso in cui la norma di setto, ce ne sono tantissime, perdonatemi, ma. Nel caso in cui la norma di settore preveda l'autorizzazione, sostituisca le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, intese, nulla osta, pareri, atti di assenso previsti dalla legislazione finale vigente, l'atto finale della CDS contiene esplicitamente tutte le autorizzazioni anziché includere. Nel caso in cui la norma di settore prevede che l'autorizzazione sostituisca. Non riesco a leggere bene il box delle domande, mi si è spostato e non. Ah, ecco, scusa. Preveda che l'autorizzazione sostituisca le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, nulla osta, i pareri e gli atti di assenso previsti dalla legislazione vigente. L'atto finale della CDS contiene esplicitamente tutte le autorizzazioni, anziché includere i pareri dei singoli enti che poi rilasceranno la propria autorizzazione. Riferimento ai commi 3 e 7 dell'articolo 242, mi riservo di leggermela bene, ma. La regola della conferenza è solo una, la determinazione conclusiva sostituisce. Sostituisce vuol dire che sostituisce, non vuol dire che li contiene né che quelli la devono adottare la propria autorizzazione a parte, vuol dire che c'è una determinazione conclusiva che vale come tutte le autorizzazioni che sostituisce. Poi me lo leggo bene e mi rispondo magari per iscritto, perché il caso specifico in questo momento non lo ricordo a memoria. Che cosa succede se è necessario acquisire un titolo abilitativo, ad esempio permesso di costruire, e questo non arriva nei termini della conferenza? Credo di avervi risposto abbondantemente. Si considera acquisito l'assenso, senza se e senza ma nel caso del permesso di costruire, perché non è certamente un atto previsto dalla normativa europea. Nel PAUR la determinazione motivata non sostituisce tutti gli atti di assenso? Direi proprio di sì, lo dice anche l'articolo 27 bis. La determinazione motivata sostituisce tutti gli atti di assenso. In un'aula in cui c'è un titolo per il quale è necessario atto espresso secondo norma europea e questo titolo non mi è fornito dall'autorità competente, come procedo? Rigetto aula in toto o la rilascio unicamente per gli altri titoli? Io starei in attesa in questo caso, perché non posso considerarlo acquisito, ma non ho neanche ricevuto un dissenso. Posso fare una simultanea per cercare di chiudere, ma senza l'atto espresso non posso chiudere quel procedimento in questo caso. Poi ovviamente il ritardo sarà in capo a chi non ha risposto nei termini in questo caso. Rilascio l'AUA unicamente per gli altri titoli? No, no, l'AUA è unica, è inutile che io autorizzo per una cosa invece che un'altra, devo autorizzare, voglio dire, l'obiettivo del cittadino che c'è dietro quell'AUA non è fare la collezione di provvedimenti, è avviare un'attività, è inutile che io gliele rilasci 3 su 4, non gli sto autorizzando l'attività.
Non è come un album di figurine dove tre e poi me ne manca la quarta, vabbè, no, non ha proprio senso. A suo parere, in caso di termini di un determinato procedimento unico minori rispetto ai termini di conclusione della conferenza dei servizi, possiamo derogare da quanto disposto, sempre in termini di tempi di conclusione della conferenza dalla 241, facendo riferimento all'articolo 2,2 di detta norma? Io più che derogare ai termini che secondo me sono fissati dalla legge, se ricevessi tutti gli assensi prima del termine, chiuderei semplicemente. Cioè questo la 241 non ce lo dice chiaramente, ci dice alla scadenza dei termini rilascio la determinazione motivata, ma io lo faccio in maniera, non mi considero eretico perlomeno, poi tenete presente che, ripeto, non lo dice espressamente, però se io indetto una conferenza di servizi per acquisire due pareri e quei due pareri mi sono arrivati dopo 10 giorni e sono favorevoli, io non sto a braccia conserte 20 giorni per fare la determinazione al 30° giorno, ma la chiudo subito quel procedimento. Do atto che ho acquisito tutti i pareri che dovevo acquisire. Quindi più che derogare sul termine della conferenza, la chiuderei prima. Vabbè, io mi fermerei qui anche perché non ho più voce. Siamo a un paio di minuti dalla fine, ma ripeto, rispondo a tutte le domande per iscritto. Eccoti, Grazie, anche perché sono avanti. talmente tante che non credo si possano neanche leggere tutte in tempo Sì, reale. infatti. Va benissimo. E provvederemo nel corso della giornata a riordinarle e a girare le domande al relatore, che ringraziamo per la chiarezza e mi pare che sia stata molto apprezzata anche dai vostri commenti in chat. Quindi Grazie. troverete, come ho scritto in chat, la registrazione da domattina, i materiali già da oggi pomeriggio. Per le domande lasciamo qualche giorno al dottor Cugioni per le risposte, perché mi sembrano piuttosto complesse come domande. Detto questo, io vi ringrazio per la partecipazione, ringrazio ancora per la presentazione del dottor Puggioni e vi do appuntamento al prossimo calendario per questo ciclo di webinar. Ci salutiamo qui e ci riaggiorneremo alla ripresa. Buon proseguimento di giornata a tutti e alla prossima. Grazie. Grazie e buon lavoro a tutti!